Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorials sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Grazie innanzitutto agli iscritti al canale e ai nuovi arrivati. Tante sono le richieste di informazioni sui nuovi prodotti e tutorials riguardanti le nuove apparecchiature da studio o anche quelle già presenti nel mio studio. Per scelta non parlo mai o esprimo giudizi su cose che non ho ancora provato. Vi chiedo quindi un po' di pazienza, aspettando che i vari distributori possano inviarmi il materiale in visione. I più curiosi possono comunque andare sul mio sito www.jgrstudios.com per controllare il portfolio dei miei lavori passati e presenti. Rispondendo ad alcuni dei nostri followers, vi mostrerò l'outboard che normalmente utilizzo nel mio studio, ma anche come poterlo configurare al meglio ed impiegarlo nelle fasi di mix e mastering. Iniziamo il tour nel mio home studio provando e testando l'outboard che uso normalmente nei mix e nei mastering. Premetto subito che questi video non sono sponsorizzati in alcun modo, nessuno mi paga per farli e quindi non sono influenzato nei giudizi. Sono tutti strumenti acquistati negli anni e che sono rimasti nel mio studio proprio dopo avermi convinto veramente. Partiamo dal main compressor, quello che uso praticamente sempre dal 2003 e che dà dinamica, colore e corpo ad ogni suono, sia melodico sia ritmico. Parlo del Maselec MLA2, in particolar modo la versione 2 appunto, creata in collaborazione con Prism Sound. Non è una macchina economica, diciamolo subito, come del resto anche altre attrezzature pro. È costruita per fare quello che nessun software o emulatore software riesce ancora ad ottenere. La componentistica e soprattutto il progetto sono top class e infatti a distanza di tanti anni è ancora uno dei migliori compressori da mastering hardware sul mercato, di cui è veramente difficile fare a meno. Ma veniamo alla descrizione. L'MLA2 è un compressore stereo o dual mono, con controlli a step, di cui ratio, attack, release e gain controls. Non emette alcun tipo di rumore, anche se è una macchina analogica, ed è un compressore ottico che non utilizza quindi la tecnologia VCA, come invece accade per altri compressori come l'SSL ad esempio, o lo Smart Research, o tantissimi altri cloni che si basano su quella tecnologia. Come possiamo vedere sul pannello ci sono pochi controlli, sono suddivisi per i due canali indipendenti o linkabili attraverso questo pulsante quando si lavora in modalità stereo. Nasce come compressore ottico, quindi la threshold è fissa e viene regolata attraverso il drive, ossia attraverso il gain input che noi vediamo qui. Per cui se non siamo abituati a lavorare con questo genere di hardware è il caso di non giudicarlo pensandolo come un normale compressore. O peggio ancora, per chi viene dai plugin, cercare di agire sui controlli nella stessa maniera. L'altra manopola che vediamo qui a fianco è il gain output, che serve appunto per riguadagnare il volume perso in fase di compressione. Quindi più gain guadagniamo in ingresso, più compressione applicheremo al nostro audio file. Il controllo della release è sempre complicato in tutti i compressori. Nell'MLA2 il controllo di release è stato disegnato per ottenere sempre un risultato musicale eccellente. Infatti è stata creata un'apposita curva di decay che cambia in base alla release selezionata. Il sistema di Image Link è concepito per lavorare in stereo, così facendo il gain dei due canali eviterà il rischio di stereo image shifting, a differenza di quelli che vengono controllati da un singolo canale. Potrebbe succedere infatti che ci possa essere un transiente su uno dei due canali che possa fare ducking anche sull'altro danneggiandolo. Con questo sistema non accade. L'MLA2 è in grado quindi di controllare perfettamente il side effect, evitandone l'espansione. Attualmente la versione sul mercato del nuovo non riporta più il logo Prism Sound che vediamo qui al centro, quello ma soltanto il logo Maselec. Trovate comunque tutte le info su maselec.com, vediamolo, ecco qui la nuova versione. Prima di iniziare vi racconto come nasce l'MLA2. Fu sviluppato da Prism insieme al sound engineer Leif Meses, già fonico con gli ABBA, il Zeppelin, Jeff Beck, Black Sabbath e tanti altri. Fu anche uno sviluppatore del famoso Maselec 9001, un EQ creato per le console SSL 4000 ed utilizzatissimo nelle colonne sonore. I risultati migliorarono
migliori in assoluto si hanno sui file con grandi differenze dinamiche, come la voce, il pianoforte, l'orchestra, i fiati o anche la batteria. Non è un compressore trasparente, a differenza di tanti video che troviamo su YouTube fatti molto spesso da inesperti. L'MLA2 ha un suo carattere, particolarmente bello sulle medio-basse, colora quella zona dando armoniche anche alla parte superiore. Lo ascolteremo meglio durante le mie demo. Ho caricato una song di Studio One ed ho inserito l'MLA2 all'interno del master attraverso la connessione pipeline che abbiamo già visto in un altro tutorial. Come funziona? Ogni DAW, in questo caso Studio One, possiede uno strumento di interfacciamento esterno con l'outboard, in caso di Studio One viene chiamato pipeline, e permette la connessione con hardware esterno attraverso l'uso di una scheda audio che disponga di più ingressi e più uscite. Nel caso specifico sto usando una RM UFX a cui ho dedicato gli input e gli output 1 e 2 all'ingresso e all'uscita del Maselec. Nella pipeline possiamo controllare il send, quindi il segnale che esce dalla DAW verso il Maselec, e il return, cioè il segnale che torna dal Maselec verso la DAW. Ovviamente è importantissimo avere un abbattimento della latenza pressoché zero per poter utilizzare un outboard esterno senza avvertire ritardo con le altre tracce audio. Nel caso della pipeline, attraverso la sezione ping io posso sincronizzare perfettamente il segnale in ingresso e il segnale in uscita. Ovviamente adesso lo vediamo compresso, perché il segnale in ingresso è quello rosso, il segnale di ritorno dal Maselec è quello blu, dove vediamo appunto la compressione in atto sulle forme d'onda. È perfettamente sincronizzato, quindi non ho alcun tipo di latenza. Oltre questo, la pipeline permette addirittura un controllo di mix dry e wet che non troviamo in altre DAW. Sentiamolo in una versione più pop. Facciamo quindi sempre attenzione al canale side. Notiamo come si allarga il panorama stereo, ma non in maniera eccessiva, e come il canale centrale, quindi il mid, risulti più evidente. Come i riverberi vengono anche trattati in maniera musicale. Attraverso il mix della pipeline di Studio One posso farlo diventare un effetto parallelo. Fare lavorare meno il gain e trasformarlo in un limiter. Cambiamo
genere musicale, andiamo su qualcosa di più pop. Facciamo sempre caso, in questo caso, al materiale più stereofonico. Non esagerando col gain per evitare di distruggere il piano. Facciamo sempre caso al panorama stereo e all'avvicinamento del mid. Il rullante più avanti. Ascoltiamolo su una singola traccia di voce di Giorgia e gli Ozzi. I've been hearing symphonies. Su una cappella. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me alone. But then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat. And facciamo caso sempre all'aumento delle medio-basse e della presenza della voce stessa. You're gone, I'm feeling complete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony! Quindi non c'è un'alterazione vera e propria della voce, ma una bellissima enfatizzazione delle medio-basse e delle alte a livello di armoniche. Ricordiamoci che i compressori vintage possedevano pochi controlli per operare, tanti di questi dispositivi sono ancora oggi molto utilizzati, nonostante alcuni limiti tecnologici dell'epoca. Successivamente vennero sviluppate alcune macchine con qualche controllo aggiuntivo. L'MLA2 usa il principio del drive, come abbiamo visto, per pilotare il threshold del compressore attraverso quindi il controllo di gain input. Con questo sistema si ha un vantaggio di poter controllare gain e compressione contemporaneamente insieme, così che il livello di picco verrà influenzato minimamente, determinato quindi dal ratio che applicheremo e quindi la quantità di compressione aggressiva da applicare al file. Per incrementare quindi la profondità della compressione e di conseguenza portare in evidenza la parte dinamica bassa del mix, basterà semplicemente incrementare il gain input fino all'effetto desiderato. L'MLA2 riduce anche l'effetto di decadimento violento del gain out, che spesso viene influenzato dal ratio quando viene aumentato. Sul pannello posteriore possiamo impostare l'MLA2 attraverso la configurazione high per ottenere un effetto più controllato sul mastering e quindi i parametri saranno più delicati, mentre nelle fasi di mix e recording potremo utilizzare la configurazione low, rendendolo più aggressivo. Attenzione, ricordiamoci che questo genere di outboard lavora con impedenza professionale. Se vogliamo quindi interfacciarlo con la nostra scheda audio, verifichiamo prima che l'ingresso e l'uscita della scheda possano essere configurate sui più 24 dB. Ricordiamoci che spesso anche lo 0 dB analogico corrisponde al meno 24 dB audio. Cerchiamo quindi di farlo lavorare in un range di meno 18, meno 12 dB circa. In questo modo avremo la possibilità di usare il bypass senza dover ascoltare sbalzi di volume. L'assistenza di Prism Sound è comunque disponibile per controllare la vostra configurazione studio e consigliarvi come interfacciarlo al meglio con la vostra scheda audio e
o con il vostro convertitore. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!